Buonasera a tutti, siamo qui negli studi del Titolo TV. Ringrazio Donato, siamo qui per presentare il secondo romanzo storico di Gianni Morfomanno, Il faro di Rosmini. La sua prima fatica letteraria, sempre un romanzo storico, La Montelliana. Noi siamo qui per parlare comunque del faro di Rosburgo. Buonasera Gianni e benvenuto. Buonasera. Dunque, il faro di Rosburgo, parliamo un po' di questo. Perché hai scelto nel tuo romanzo di parlare di brigantaggio? E diciamo che d'altronde potevi già portare sullo sfondo della tua Bologna, così risorgimentale, come mai questa scelta così poco usuale parlare di brigantaggio nel 2020. Sì, beh, intanto perché è stato un periodo estremamente importante che, come capita spesso, e poi ne riparleremo, forse ci ritorneremo, nella storia italiana. Gli italiani amano a volte dimenticare cose estremamente drammatiche, cruente, come è stato appunto l'evento del brigantaggio. Il brigantaggio è stato qualcosa di estremamente drammatico in una certa fase della vita italiana. Di una giovane vita italiana, se intesa come stato unitario appena completato. Però, comunque, ritornando alla domanda, il romanzo si ambienta in due posti fondamentali, anche se c'è un viaggio di mezzo dove vengono toccate anche altre terre. Essenzialmente nasce in Abruzzo, cioè inizia in Abruzzo, e inizia nel luogo in cui appunto il protagonista si apre con una scena proprio in Abruzzo, al mare. E poi si dispiega nella prime fasi del romanzo, sempre in Abruzzo, per poi dopo vedere attraverso, adesso non vorrei svelare troppo la trama, attraverso gli eventi che accadono al protagonista, vederlo poi trasferito a Bologna e quindi raccontare molto di Bologna, per poi però ritornare in Abruzzo. E quindi l'Abruzzo diventa, diciamo, un luogo importante, funzionale proprio al romanzo, ecco, diciamo così. Quali sono gli autori che più ti hanno influenzato per ricreare queste atmosfere ottocentesche così ben ricostruite dal punto di vista anche storico? Beh, l'Ottocento è un periodo particolarmente bello, un periodo particolarmente vivace per l'Italia, un periodo particolarmente drammatico, abbiamo detto per l'Italia, perché l'Ottocento sembra essere solo il periodo del romanticismo, molti lo confondono come un periodo dove la gente, insomma, amava trastullarsi, capito, in pensieri sdolcinati, eccetera. In realtà è un secolo attraversato da decine e decine di guerre. È stato completamente dilaniato dalle guerre, anche l'Italia è stata dilaniata dalle guerre, le guerre risorgimentali accadono appunto nell'Ottocento, oltre, diciamo, ai testi storici che sicuramente devono essere letti per poter, diciamo, ricreare l'ambientazione temporale, diciamo, no? Gli accadimenti proprio in quanto tali del romanzo. Ci sono poi, diciamo, una serie di scrittori che io amo particolarmente, che possono essere Fogazzaro, Camillo Boito, Senzo, oppure Tarchetti con Tosca, oppure, devo dire, ce ne sono diversi, insomma, oppure anche lo stesso Tozzi, Federico Tozzi, no? Con gli occhi chiusi. Poi, francamente, questi erano già autori che io conoscevo, ma ci sono stati una serie di autori abruzzesi come Antonio Benigno, e non solo abruzzesi, come Roberto De Roberto, come anche Salvatore Di Giacomo, sono, diciamo, una letteratura napoletana, meridionale, estremamente importante, e che hanno permesso di avere una serie di informazioni dirette e indirette, no, su quello che era il periodo. Comunque ci sono stati una serie di autori abruzzesi che minori, assolutamente minori, che non conoscevo, che ho dovuto leggere per avere una serie di informazioni tipiche dei posti 5, poi sono raccontati via via nel romanzo. Nel romanzo, Gianni, si parla,
di donne anche. Ci sono due donne molto diverse tra loro, però con figure ben connotate, ben precise nella romanza. Adeline entra una gigantessa. Per te cosa rappresentano queste due donne così diverse tra di loro? Non sono... In realtà c'è anche Luigia, che è una donna aristocratica, ma anche questa viene raccontata, tratteggiata nel romanzo e il protagonista ha a che fare anche con una donna di questo tipo. Ma in realtà, come hai detto tu, sono due donne estremamente importanti, queste due, così diverse, ma così anche per certi aspetti simili, perché sono donne del popolo intanto, sono donne che seppur di differenza, dire, regionale, sono però delle donne che sanno amare, che sanno riconoscere, guardando negli occhi dell'autore, se quella persona è una persona che vale o meno. E sono delle donne che appunto una si innamora, l'altra si infatua molto del protagonista. E direi che sono donne che appunto sono estremamente importanti per comprendere anche quelle che erano le donne di quel periodo. Perché la Enza è una brigantessa, la Druda, che entra in una vicenda drammatica, diciamo, che capita, no? al protagonista, mentre l'altra è una donna di estrazione contadina, però che viene presa, per malgrado viene emancipata, quasi per scherzo, da un'aristocratica salottiera bolognese che la trasforma da brutta anatrocola a bellissimo cigno, perché diventa una donna estremamente raffinata, colta e importante, per così dire, con la quale l'autore ha a che fare. E... cosa c'è dietro il nome appunto di Rosburgo e perché ti pare di Rosburgo appunto? Sì, perché appunto ritorniamo a uno dei luoghi importanti del romanzo, che è appunto l'Abruzzo. Rosburgo è il vecchio nome teutonico che era stato dato al Roseto degli Abruzzi. Roseto degli Abruzzi all'epoca del romanzo è sostanzialmente un paese estremamente desolato, diciamo costellato di poche case, diciamo, ed era un ameno e desolato posto, no, del litorale adriatico, però era un posto estremamente particolare, estremamente particolare per l'autore, per il protagonista, perché è il posto dove il protagonista, venendo da una grande città, riesce finalmente a essere libero, a giocare e a poter farsi degli amici, diciamo. Allora, nel romanzo descrivi veramente molto bene una Bologna ottocentesca che è sconosciuta. Che racconti anche di atmosfere quasi dimenticate, che non esistono più, quasi perse, però sono piene di sentimenti e di speranza per il futuro. Parlacene un po', per piacere. Allora, Bologna, nel momento in cui arriva il protagonista trasferendosi dall'Abruzzo a Bologna, trova una Bologna soffocata, diciamo, dalla restaurazione post 48, cioè già Bologna era stata mortificata dal congresso di Vienna, dalla restaurazione, no? Come tutti gli stati, diciamo, europei, dalla restaurazione del congresso di Vienna del 1815 in più, e quindi la restaurazione fu estremamente bigotta, rigida, oscurantista nello stato papalino, e Bologna era la seconda città dello stato papalino, e Bologna ne soffre tantissimo perché ha una vocazione invece molto diversa, perché Bologna è una città aperta, una città di studio, è una città che comunque viene inclusa nel tour, diciamo, italiano, no? Cioè che viene fatto dalle
delle famiglie notabili del nord Europa, eccetera. Quindi è una città particolarmente bella, non ricca e sontuosa come potrebbe esserlo, come so, Venezia, Roma o Firenze, però è una città che viene molto considerata perché è una città particolarmente interessante, una città che ha un bellissimo centro storico, medievale, particolare, eccetera, con dei grandi tesori, insomma. Però è una Bologna, appunto, quando arriva il protagonista a Bologna, è una Bologna che sta soffrendo, diciamo, la riconquista austriaca post 48. Il 48 è stata una primavera felice anche per Bologna, ma è durata poco, è durata un anno. Poi c'è la riconquista austriaca e non solo c'è la censura papalina dei preti che appunto asfissia Bologna, ma c'è anche la mano armata austriaca che è onnipresente a Bologna, e quindi è una Bologna che soffre molto, diciamo, da questo punto di vista. Soffre anche economicamente, perché chiaramente dall'altra parte del Po abbiamo la Lombardia e il Veneto che sono in pieno sviluppo, invece abbiamo sotto al Po una Bologna asfittica. Una Bologna che però, attenzione, incomincia, nonostante tutto, proprio perché è una gode di una società estremamente vivace dal punto di vista intellettuale, incomincia però a gettare quelli che sono i semi del riscatto, cioè di quel laboratorio che poi diventerà, no, sociale, politico, e che farà di Bologna nei decenni successivi una delle città più evolute, diciamo, solo in Italia, anche in Europa. Adesso c'è una domanda che mi sta particolarmente a cuore. Rodrigo, che è il personaggio principale, diciamo, del romanzo, e anche Brando, che sono, adesso non ne raccontiamo nei libri, sono personaggi diversissimi, però sono legati da un'amicizia incredibile. Cosa significa, secondo te, questa amicizia? È come possibile con due persone di estrazione sociale così diverse, proprio molto diverse, certo, soprattutto per quei tempi ancora più accentuati? Beh, l'amicizia, al di là diciamo dei tempi, al di là del contesto storico, esiste, è sempre esistita, e ci possono essere, come puoi raccontare dell'amicizia anche tra il figlio di uno schiavo e il figlio di un ricco patrizio romano, oppure di un aristocratico e di un servo della gleba, eccetera, no? Cioè, voglio dire, l'amicizia non ha confini, quando due persone si intendono, ed è appunto questo che poi si... Uno dei sentimenti forti del romanzo, dell'amore, diciamo così, è proprio l'amicizia. E questa dicotomia, diciamo, permette effettivamente di comprendere bene il senso pieno dell'amicizia che si può innescare tra due persone, tra Rodrigo e Brando. E quindi è molto importante per lo sviluppo, la trama e funzionale proprio al romanzo, no? Questa amicizia. Perché poi dopo, diciamo così, che in senso proprio, come si potrebbe dire, aristotelico, l'amico è qualcosa che, è parte di te che vive, diciamo, nell'altro, che è l'amico. Ed è proprio perché è, nell'altro, che nell'altro è parte di te stesso, che tu potresti anche pensare di... spenderti molto per l'altro amico, proprio perché riconosci te stesso. Ed è quello che accade nel romanzo, senza poi svelare che sono gli episodi che accadranno. Allora, il libro parla di non solo, ma anche di brigantaggio, che è un fenomeno complesso, importante, ma sembra quasi che sia dimenticato. Certo? Alla fine, Rodrigo sembra addirittura comprendere con Brando che c'è, insomma, un passaggio molto particolare, che sembra che si arrivi a distinguere in questo passaggio diversi tipi di briganti. Cioè, è proprio così. E diciamo che alla fine nel romanzo i due, attraverso le vicende, appunto, cadono, eccetera, si susseguono, e
come dire, si riesce a parlare del brigantaggio non solo di come di un fenomeno criminale di per sé, no? Ma anche un fenomeno politico. E addirittura in certi tratti sembra quasi si spiega, si racconta, si prospetta anche un'altra dimensione, che non è solo quella del brigantaggio che viene fomentato dai restauratori borbonici piuttosto che dai papalini, per così dire, ma un brigantaggio che invece viene, come dire, accade perché c'è una sorta di lotta contadina che esce da una sorta di ribellismo sterile che era tipico, diciamo, delle terre del sud e cerca di dare una sorta di organizzazione per la lotta della terra. Ecco, questa è la parte interessante, è lo sfondo, diciamo, no, della questione, e diciamo è qualcosa che l'autore, il protagonista comprende attraverso proprio le vicende e le frequentazioni e i discorsi che si ritrova a fare con queste persone. Il personaggio principale, Rodrigo, sicuramente cresce molto nell'avversità. Praticamente si forma, quasi diventa un uomo attraverso questa sua, ovviamente non raccontiamo niente, cioè questa sua esperienza. Questo personaggio che cresce così tanto ha qualche riferimento tuo autobiografico? È legato a qualche autore particolare? C'è qualcosa di tuo oppure diciamo che è tutto della tua? Diciamo che è tutto frutto della fantasia, perché io non avendo vissuto nell'Ottocento, non avendo frequentato briganti, eccetera, è frutto molto della capacità dell'invenzione, quello che probabilmente può essere, diciamo, anche apprezzabile, certo. Questo non sta a me a dirlo, diciamo, ma piuttosto da chi mi legge, eccetera, mi potrebbe leggere. E, però sicuramente ci sono sempre, a mio giudizio e a mio parere, ci sono sempre dei sostrati, come dire, di autobiografici, ci sono sempre, diciamo, degli aspetti autobiografici, che però poi possono essere non necessariamente episodi di vita personale che vengono poi trasfigurati nel romanzo, ma possono essere anche episodi che tu hai raccolto da persone, conoscenti a te care, eccetera, che tu hai conosciuto molto bene, e quindi puoi dire, rielaborarli e farli tuoi e quindi usarli come materiale nel romanzo. Questo può sicuramente. Grazie tante all'autore Gianni Pomante, grazie al direttore del Titolo TV Bianco. Il libro Il Faro di Rosewood lo potete acquistare nelle librerie, naturalmente, online, in tutti gli store. Ve lo consiglio perché è un gran bel romanzo. Grazie a tutti e buona serata a tutti. Io vi ringrazio, ringrazio Andrea e ringrazio la regia di Donato che mi ha permesso di fare questa bellissima chiacchierata.